La curiosità, Clemenza, a titolo definitivo o temporaneo? A titolo definitivo. A titolo definitivo, questo è importante dirlo, classe 97, un ritorno anche quello di Clemenza che ha militato nel Pescara nella seconda parte della stagione 2019-2020, lo scorso anno poco fortunato nel Sion, massimo campionato svizzero, 15 presenze, un gol, qualche piccolo problema di natura fisica, però insomma stiamo parlando di un giocatore di grande qualità, ripetiamo, a titolo definitivo e poi è arrivato in prestito dal Torino, crediamo in prestito secco, Presidente. L'attaccante Nicola Rauti, classe 2000, è una punta centrale. Chiaramente bisogna parlare anche delle uscite. Busellato ha risolto il rapporto e si legherà al Padova. Restano Valdifiori e Galano. Presidente. Ma noi siamo molto soddisfatti di come è andato questo mercato, perché volevamo rinnovare molto la squadra, ci siamo riusciti perché abbiamo fatto una serie di uscite di giocatori che comunque magari volevano cambiare aria. Abbiamo preso i giocatori che volevamo prendere, quindi poi dopo il campo dirà se abbiamo fatto bene o abbiamo sbagliato, però abbiamo preso giocatori mirati, sui quali il direttore, l'allenatore, tutti quanti eravamo decisi di andare e quindi siamo soddisfatti. Per le uscite abbiamo, ripeto, cercato di accontentare un po' tutti, mandando a giocare quelli che non se la sentivano di stare qui o magari quelli che non facevano parte del progetto tecnico del nuovo allenatore. Quindi siamo molto molto soddisfatti. Francesco Marino, ci illustri le caratteristiche di questo giocatore? No, Rauti, una prima punta di movimento. Prima punta Intanto abbiamo delle immagini. a me piace tantissimo. Per me è il giocatore che nell'organico del Pescara tra gli attaccanti come caratteristiche non avevamo, perché a differenza di tutti gli altri, lui attacca la profondità a gamba, a tiro e ha sempre giocato prima punta. Può giocare seconda punta perché non è altissimo. Ecco, qui si vede. Non è altissimo ed è un giocatore che è stato abituato a giocare sempre a due, quindi forse l'unica cosa che chiaramente poi il tempo colmerà sarà la sua attitudine a giocare in un tridente come gioca Cauteri, però lui è punta centrale assolutamente. Io parlando prima di venire in trasmissione, lui è una via di mezzo, una via di mezzo, è un giocatore tra i centravanti che ha avuto il Pescara, una via di mezzo tra Cecchini e la Padula, nel senso che come la Padula è un giocatore non altissimo, esplosivo, non bravo come la Padula nel gioco aereo, però è molto bravo, ecco, da qui si vede benissimo la porta. Come Cecchini, un giocatore, per dire un giocatore che abbiamo già avuto, che ha fatto la Lega Pro, la Serie C1, è un giocatore che attacca la profondità, velenoso, calcia bene, vede la porta, cattivo sotto porta e soprattutto, secondo me, la cosa molto positiva è che lui abbia già avuto esperienze in Lega Pro, perché passare da una primavera così forte come quella del Torino, che ha vinto tutto e che faceva tanti gol a partita in ambienti quasi asettici, perché di fatto la primavera giocava senza pubblico e tutto, e giocare in posti come Monza e come Palermo, quindi dove c'è pressione, secondo me questo può essere l'anno della sua consacrazione e potrebbe tranquillamente esplodere, anzi, io me lo auguro. Io lo vedo titolare tra Dursi e penso Galano Clemenza. Vedo gli attaccanti sono 9, sono tanti. E mo facciamo come quello che diceva, togli e mette, togli e mette. Una volta che sono tanti, una volta che sono pochi, una volta che non abbiamo una punta. Teniamoci quelle che abbiamo, teniamoci stretti questi ragazzi e cerchiamo di fargli fare quello che devono fare quest'anno, che è importante. Ci sarà sicuramente, il campionato è molto lungo, il campionato avrà delle partite infrasettimanali. Speriamo che non ci sia più il problema del Covid. Io ho sempre detto, non mi sono mai nascosto, noi partiamo per fare un campionato da protagonisti. Se vuoi fare un campionato da protagonisti devi avere i giocatori. Non ci sono musi lunghi, per me è un motivo anche di soddisfazione perché negli ultimi anni proprio non ce la facevo più manco a guardarli in faccia alcuni di questi. Quindi per me io sono contento della rosa che abbiamo e sono
convinto che questi ragazzi ci sapranno dare delle grandi soddisfazioni. Ci mancherebbe, Presidente, era solo un'analisi da mia, per carità. Siamo stati criticati perché non c'erano le punte, una volta non ci stanno i tacchi, una volta non ci stanno i tacchi, punte, non si capisce più che dobbiamo fare. No, l'unico dubbio che avevo, perché si parlava di clemenza, operazione legata all'eventuale cessione di Galano, perché comunque sono due giocatori molto simili sulla carta. Sì, però penso di aver spiegato il motivo, cioè se vuoi essere protagonista devi avere le coppie che non siano uno bravissimo e l'altro che magari non può giocare, devi avere due giocatori che sono bravissimi come lo sono Galano e Clemenza. Dobbiamo cercare a tutti i costi di fare un campionato di vertice. Per farlo bisogna avere i giocatori. La lista in questo momento è bloccata, nel senso che è formata da 24 elementi più un calciatore nato dal 1 gennaio 2002, cioè Chiarella. Questo significa che non c'è possibilità di reinserimento di Balzano? È una cosa che vedremo, perché abbiamo in mente alcune cose, vedremo. Comunque sia, siccome Balzano ha una mia parola, in un modo o in un altro Balzano farà parte del Pescara. Purtroppo noi ne eravamo veramente tanti ed è stato fatto un lavoro grandioso, dico io, dal direttore, da tutti, per cercare di mandare a giocare dei giocatori, per cercare di chiudere dei rapporti, per cercare di veramente di voltare pagina. Secondo me è stato fatto un lavoro veramente, veramente grande. A un certo punto si è complicata la trattativa per Rizzo per i motivi che ho prima spiegato, che sanno tutti. Si era infortunato Calvano, insomma la Triestina aveva congelato la cessione e il trasferimento del giocatore. Avete pensato per un attimo, anche se si è riaccesa la pista di Risio, abbiamo saputo, avete pensato però per un attimo di ricucire lo strappo con Busellato? No. Ma no, perché non perché ci sia che chissà che cosa sia successo, ma quando un giocatore non vuole stare e non possiamo, perché noi gli errori che forse abbiamo fatto anche in passato è trattenere gente che magari non voleva stare. Noi non dobbiamo pregare, non dobbiamo pregare nessuno. Qui ci deve venire gente che ha voglia di starci, che ha entusiasmo e che quando li incontri hanno il sorriso a 36 denti, perché sennò veramente facciamo fatica a fare tutto. Quindi. Ma il fatto che abbia accettato Padova, cioè una squadra di terza serie come il Pescara, perché si era avvicinato a casa? L'aveva cercato anche il Cosenza, non è voluto andare per questioni, secondo me, proprio di lontananza da casa. Padova è casa sua, quindi ho capito. Meglio di Padova non credo non potesse capitare. Avete pensato di sacrificare, per un attimo, se ci avete pensato, di sacrificare De Marchi? Mai, perché ripeto, non abbiamo preso l'attaccante perché dovevamo sostituire qualcuno, abbiamo preso un attaccante per caratteristiche che non ci avevamo, e quindi dei tre che sono arrivati siamo contentissimi, perché abbiamo visto che sono giocatori che hanno delle caratteristiche importanti e soprattutto che possono fare bene in questo campionato. Ci servono tutti, e questo è il messaggio che deve passare e che il mister sta facendo passare tutti i giorni, che sono tutti potenziali titolari. Poi decide il mister partita per partita, ci sono 5 cambi, tutti quanti verranno coinvolti.